Allora, per chi ci sta ascoltando in diretta, 10 febbraio 2020, sono le 16:07, buon pomeriggio qui sulle frequenze di Letteralmente Radio. Allora, mettendo da parte i gatti, perché poi qualcuno mi direbbe ma Renzo non è obiettivo sui gatti perché lui, sappiamo tutti, che stravede per i gatti, vabbè, allora lasciamo perdere i gatti, facciamo finta che non esistono i gatti. Comunque sì, chi mi conosce sa che io sono sempre circondato da gatti, vivrò sempre in mezzo ai gatti, ho sempre vissuto in mezzo ai gatti e per me i gatti, non lo so che cosa hanno di speciale, per me i gatti sono una cosa... sono degli esseri superiori a tutto e tutti, io impazzisco per i gatti, io vivo per i gatti, però io amo tutti gli animali, tanto più che io non li mangio, sono vegetariano, quindi nessuno potrà accusarmi di nulla. E comunque, per ulteriore scrupolo, per non essere accusato di niente, prenderemo ad esempio i cani nel discorso, nella trasmissione che faremo oggi pomeriggio. I cani sono più simili agli umani di quello che si immagina. Io, questo è il titolo della trasmissione di oggi, penso che sia chiaro già dal titolo, non sono d'accordo con chi dice che gli animali vanno trattati come animali. Prima di tutto bisogna intendersi sul termine, perché gli animali non esistono, anche le persone non esistono. Esistono solo anime spirituali eterne, particelle infinitesimali di Krishna, Dio, la persona suprema. Se non volete chiamarlo Krishna, preferite chiamarlo Geova, Allah, Cristo, Buddha, non importa, sempre lui è, ok? Siamo tutti particelle infinitesimali di Krishna, Dio, la persona suprema. Non esistono animali, non esistono persone, ok? Bene, chiarito questo, e poi c'è la reincarnazione, e poi c'è il karma. Io infatti non mangio carne, perché l'anima spirituale che è dentro alle mie due bimbe pelosette, Kitty e Candy, non lo sappiamo, nella vita scorsa magari erano mie figlie, o io ero loro figlio, o ero loro nonno, o eravamo amici, o... cioè adesso momentaneamente hanno un corpo animale che... Li differenzia rispetto a me e all'altro abitante di casa dell'Isis Samaritani, che è Massimiliano, solo dal pelo, infatti bimbe pelosette, appunto. I cani sono come bambini. No, i cani sono bestie, selvagge, a diversi livelli che vanno da estremi a relativamente moderati, per me gli estremi, poi anche lì l'interpretazione, per me gli estremi sono, i cani sono bestie, selvagge, e la posizione moderate, quella dei cani sono come bambini. Comunque secondo me i cani e i gatti sono come bambini. Si può dire che la maggioranza dei proprietari di cani e di gatti si divide su queste due posizioni. Sempre chiariamo però che non esistono cani, gatti, persone, esistono solo anime. Ricordiamo sempre questo. Basilare, secondo me, in tutto il nostro discorso. La realtà dei cani però è diversa da queste due affermazioni così semplici. Da una parte i cani sono come bambini, dall'altra i cani sono bestie. È diversa e molto più complicata.
Il fatto è che i cani sono animali che hanno le loro caratteristiche di specie e di razza, ma hanno una posizione molto particolare, unica addirittura nel mondo. Sono straordinariamente vicini agli umani. E ho fatto una parentesi all'inizio di questa trasmissione, perché altrimenti sarei accusato di non essere obiettivo, visto che tutti sanno il mio amore per i gatti.